Conferenza stampa di presentazione per l'edizione 2019 dei Rocca Beach Games, evento organizzato per il secondo anno consecutivo dall'amministrazione comunale di Rocca Piemonte in collaborazione con il Forum dei Giovani e l'associazione ARCS. L'evento, in programma dal 1 al 28 luglio, prevede tornei di foot volley, beach volley, calcetto under, calcio balilla, briscola, burraco, oltre a un torneo dedicato agli amanti del gioco FIFA 2019 su PlayStation. È stato fatto un lavoro duro durante l'anno per riconfermare quello che abbiamo fatto l'anno scorso con i ragazzi del forum e con l'associazione ARCS. Siamo contenti che poi questa cosa l'anno scorso è andata benissimo, quindi abbiamo deciso di raddoppiare il periodo, perché l'anno scorso è durata dall'1 al 15 luglio, invece quest'anno durerà dal 1 al 28 luglio, dove ci saranno molte più attività. Ci sarà un torneo per bambini sul campetto nuovo che verrà inaugurato domenica a Cristian Campanile, ci sarà una settimana per le palestre di Rocca Piemonte adibite allo sport, al fitness, sull'area Monsignor Don Bombeo La Barca, poi ci saranno giochi per la PlayStation, tornei di burraco. Diciamo che non ci facciamo mancare niente. E quindi è giusto che ogni sportivo di Rocca Piemonte e non venga a divertirsi in piazza Zanardelli. Abbiamo voluto fortemente, insieme all'assessore fabbricatore e a tutta l'amministrazione, questo mese dedicato allo sport, ovviamente anche alla cultura, perché sono strettamente legati. È un momento per pensare ovviamente ai ragazzi di Rocca Piemonte, un momento di socializzazione, anche perché in estate i ragazzi sono, diciamo, in giro e cerchiamo di impegnarli in attività sportive che fanno bene, oltre alla socializzazione, anche ovviamente al fisico, alla mente. Quindi speriamo di creare questo momento di svago per i ragazzi. Questo è anche un momento per far conoscere Rocca Piemonte, perché intento di questa amministrazione è quello di promuovere anche le attività sul territorio per far conoscere tutto ciò che può offrire Rocca Piemonte anche da un punto di vista paesaggistico, naturalistico e culturale. Abbiamo tante bellezze a Rocca Piemonte che bisogna valorizzare in ogni aspetto. Noi ci rivolgiamo ai giovani e vogliamo creare aggregazione giovanile e partecipazione. Innanzitutto vogliamo cercare di avvicinare i giovani alla vita politica e vogliamo provare ad avvicinare a raccogliere le associazioni locali sportive e meno per far sì che questo evento si svolga nel migliore dei modi e che ci sia una sorta di condivisione fra i comuni limitrofi a livello di partecipazione. Noi vogliamo diffondere per prima cosa quelli che sono i vari valori dello sport. Quest'anno abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta proprio per rivolgerci a tutta la collettività, perché oltre ai giochi sportivi su sabbia ci saranno altri giochi ludici che saranno svolti in un'area con dei gazebi, proprio per abbracciare tutta la collettività, dai più piccoli ai meno giovani, che magari hanno ai ragazzi che hanno problemi e che non possono giocare magari sulla sabbia.